ecco Albertini. Cambia tutto, arriva Maldini, sintomi di risveglio sia di Maldini sia di Costa Curta nella partita con la Fiorentina. Simone, attenzione, Baban, c'è il gol! Milan in vantaggio! Baban ha colpito lui! Molto bene, quando sembrava che non dovesse arrivarci su questa palla, su un pallone invitante crossato da Simone, Boban è arrivato e niente da fare per Ravelli. Sicuramente un buonissimo inizio, Tabárez, anche se è rimasto immobile, sicuramente c'è la soddisfazione nei suoi occhi. Vediamo qui, era difficile arrivare su quella palla, si è allungato Boban e benissimo, buonissimo inizio del Milan. Fra tre uomini, rivediamo, bella l'idea di Simone, è andata a pescare Boban, incertezze di Lucic e Dolson, Boban non ha perdonato. Al terzo minuto dunque il Milan in vantaggio, gol di Zorro Boban, rivediamo, proprio lui schierato come centro. Sì. Non ha avuto dubbi, Battà, calcio di rigore per l'intervento che rivediamo su Simone, vediamo un po'. Arriva Landberg su di lui, strattonata e poi c'è l'intervento. Sì, c'è l'intervento e cerca il pallone. Cerca il pallone, non lo trova assolutamente, c'è calcio di rigore. Simone è stato molto bravo anche a costringere Landberg al fallo. Attenzione, pronto Albertini. Un metro di rincorsa. Parte Albertini. E il 2-0 al tredicesimo. Meglio di così, a parte il rigore battuto benissimo da Albertini che ha aspettato che si muovesse Ravelli. Ma meglio di così non si poteva iniziare. Anche in questa occasione c'è stata un'azione di contropiede con Simone che aveva avuto la possibilità magari di passare a Davis in contropiede. Niente da fare qui Albertini, la felicità di Albertini. Rivediamo la sua caratteristica rincorsa, trova anche una buona angolazione oltre che una discreta potenza Albertini. Nulla da fare per Ravelli. E allora al tredicesimo il Milan conduce 2-0, comincia nel migliore dei modi una partita importantissima. Panucci, Nilsson ancora, Pettersson prova a prolungare, Anderson, controllo, Costa Curta si batte, grande ammucchiata, il colpo di testa, Blomqvist, posizione regolare, sinistro e gol! Blomqvist, gran gol, rapidissimo, ha colpito. Eh sì, questa è una squadra che ancora una volta ha dimostrato di segnare e quando c'ha un'occasione la segna. Non dimentichiamoci che era già la seconda occasione, qui Blomqvist è stato bravissimo a sicuramente sorprendere la difesa del Milan e sul suo piede preferito non sbaglia, grande tiro, imparabile per Rossi. Rivediamo tutto, il colpo di testa è stato di Erling Mark, controllo di destro e subito il sinistro, ha bruciato Rossi, non ha avuto neanche il tempo per pensare al tuffo, Blomqvist gli ha rubato il tempo, posizione regolare, è stato bravissimo nella conclusione. Matematica. È lui che sicuramente è l'uomo più pericoloso, adesso attenzione al calcio d'angolo battuto da Alexanderson, di solito lo battono in mezzo proprio, eccolo. Attenzione, lì. Eccolo mucchio, colpo di testa, brivido, palo, e gol! C'è ancora il gol, tutto regolare, tutto regolare. Anderson ha colpito, era appostato vicino al palo e il Göteborg pareggia al 31esimo, incredibile. Niente da fare, battono sempre questo calcio d'angolo, uno che va incontro e qui c'è stato il palo e rivediamo il calcio d'angolo in mezzo, battuto in mezzo. Il colpo di testa di Olsson e poi Anderson è appostato, gli rimbalza proprio sulla testa, niente da fare. Vediamo la sua posizione, era regolare. Regolare perché Davis la teneva in gioco. Sono pericolosi, niente da dire, niente da dire, anche perché bisogna fare i complimenti a questa squadra che continua a giocare. Qui è anche stata un po' sfortunato il certo. Milan perché sul rimpallo del palo è andato proprio sulla testa di Andrea Anderson, però buono il suo toccato duro Simone, norma del vantaggio anche se Simone si lamenta con Battà. Poi Albertini, ecco Weah, buon il controllo fra tre uomini, Baban, l'apertura per Simone, mette in mezzo Locatelli, e gol! Locatelli mette dentro. Ci voleva questo gol. Molto bravo secondo me in questa occasione Simone a non cercare la conclusione quando sembrava che dovesse concludere di sinistro. Ci voleva veramente concludere il primo in questo tempo, ma comunque molto molto bravo anche Locatelli che si è fatto vedere. Vediamo qui, va incontro alla palla, era difficilissimo fare questo gol. Molto molto bravo. Sicuramente non ha colpe secondo me assolutamente Ravelli,
perché era arrivato sul pallone, è arrivato sul pallone, ma gli è spuntata all'improvviso, anche se era un tiro centrale, ma è spuntata all'improvviso il tiro di Locatelli. Niente da fare, niente da fare assolutamente. Bravi in questa occasione Weah e Simone, che in altre erano stati forse un po' egoisti. Stavolta sì, il dialogo è stato da manuale e Locatelli ha firmato un gol in ultimo assalto. Milan ben chiuso all'indietro, Albertini, poi Erling Mark, Desailly. Con calma riesce a indirizzare verso Irani. Vedete, 1:30 di recupero adesso. Parte Weah, posizione regolare per lui. Weah, c'è Baggio in mezzo. Weah, porta palla, mette in mezzo verso Baggio. Baggio! È gol, rete, è gol! Rete, Baggio! 4-2, esplode San Siro, il Milan ha vinto. Ha vinto, grande azione di contropiede, ma ci sono tutti i giocatori del Milan ad abbracciare, sì, Weah che Baggio. Veramente è un abbraccio che li unisce tutti. È rimasto solo Boban dietro perché è veramente sfinito. Comunque tutti gli altri giocatori sono andati ad abbracciare l'invenzione di Weah e l'altruismo di Weah per l'inserimento bello da dietro di 30 metri di Baggio. Grande finale con la cavalcata solitaria di Jorge Weah, che mantiene la lucidità per mettere in mezzo. Avete visto, guarda Baggio, Baggio è lì e arriva prima di tutti col suo tocco vellutato di interno destro. Applausi adesso del pubblico proprio per lui, era stato accolto in campo con una grande ovazione e adesso ripaga a tutti firmando il gol che chiude il match. È il gol del 4-2, arrivato al 47° del secondo tempo. Lucic non è riuscito a arrivare, è arrivato con un attimo.